Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come già annunciato sulla pagina Facebook, ritorno appunto a registrare video e quindi apro la stagione estiva del canale. Prima però di dare le news del canale appunto e fare alcuni chiarimenti su quest'ultimo, vorrei fare il report del torneazzo che ho fatto ultimamente, ossia la maturità. Day one, prova d'italiano. Ci sono preoccupazioni nel caso l'autore fosse stato sconosciuto come l'anno scorso, che chi cazzo lo conosceva quello, mi sembra sia stato l'anno scorso, ma fortunatamente le tracce della prima prova sono inerenti a tematiche attuali e quindi easy GG. Poi secondo giorno, quello più tosto contro matematica, oltretutto non avevamo nemmeno finito il programma, quindi vi lascio immaginare. Non mi va tanto bene, che dire, matematica T0, fanculo Dragon Ruler. Terza prova, siamo estremamente preoccupati per le domande dei professori esterni. Tuttavia, fortunatamente le domande sono abbastanza semplici e quindi game easy. Ultimo giorno, ossia l'altro ieri precisamente, il 6, c'è il mio colloquio orale, sono lì tipo ad aspettare per 4 ore circa, sono abbastanza teso, ma quando arriva il mio turno comincio a parlare e riesco a tranquillizzarmi. Convinto che il professore esterno di filosofia mi si dasse contro Hegel, mi piazza invece Freud, ma fortunatamente lo ricordavo il suo pensiero, anche perché era all'interno della tesina in un certo senso e quindi fottuto. Ma a scienze mi dà alcuni problemi, poiché mi fa domande su cose mai fatte che non erano nemmeno nel programma, ma vabbè. Quindi, dopo un'ora, finalmente, forse anche di più, firmo, esco e mi qualifico per l'università. A parte gli scherzi, gli esami, tutto sommato, penso siano andati abbastanza bene. Non so ancora il voto preciso dell'orale, quindi il voto complessivo o di tutte le prove, ma sicuramente suppongo di essere stato promosso, quindi tranquillamente. Quindi, ora, detto ciò, detta la stronzata, passiamo alle notizie che realmente vi interessano. Allora, prima notizia che vi voglio dare, nel primo punto. Probabilmente il mio team ritorna a giocare, quindi che significa? Allora, avrò più attenzione per il gioco e quindi ci sarà un po' più di competitività. Non so che cazzo è uscito dalla mia bocca, ma ok. Non so che cazzo ho detto, non fraintendete. Ok. E vabbè, faremo forse anche qualche video insieme, vedremo un po', cercheremo di andare anche a qualche evento di cui parlerò più avanti in questo video. Poi, secondo punto, farò alcuni dei miei prossimi video saranno insieme ad alcuni youtubers, tra questi cito Yu-Gi-Oh! 0Italy092 e MikiPerfect96, quindi Tosclero inizierà di brutto, come avete potuto vedere nelle due live che abbiamo fatto, le risate che ne siamo fatte, che ho detto, che tono ho usato, vabbè, non badate. Poi terzo punto, allora, vi ricordate quella famosa death profile del GB, gladiatore bestia dell'Evilsworn? Ma le mie mani si vedono, che bello. Ok, ci sono, scusate, problemi tecnici. Allora, non le ho volute pubblicare innanzitutto per mancanza di tempo e secondo motivo per mancanza di soldi, nel senso che mi mancano ancora tuttora poche carte per finire il main. L'extra, vabbè, vi metto lo screen e ci sta. Guardate il mio anello, che bello. E stessa cosa per Evilsworn, non solo per GB. E che dirvi, poi eravamo tipo a fine giugno, ho detto vabbè, forse qualcosa riesco a farla, però poi ho detto mo arriva la ban, quindi è inutile caricare un video per questo, che assolutamente non mi interessa fare visualizzazioni, ma offrirvi video di una certa qualità. Ok. Vabbè, la banned non è ancora uscita, quindi fatemi sapere se volete le decklist che le posterò. Però voglio farlo in real, perché su Dueling Network, avendo già la base completa e tutto, è un po' brutto, quindi volevo farla in real, che era più figo. Quindi ne approfitto per dirvi che cerco Raigeki o Raigeki.
Cerco Reijeki, qualunque rarità mi va bene, mandatemi messaggio privato nel caso siate interessati a scambiarlo o a venderlo, contrattiamo e ok, se sono interessato o meno si vedrà. Poi, che dirvi, quarto punto, parliamo dei futuri eventi. Allora, anzitutto partiamo dall'YCS di Rimini, YCS per capirci. Di Rimini, allora 50% che vengo, 50% che non vengo. Uno un po' per il team, che il resto del team che non sa se viene o meno, quindi da solo non so, mi annoio, però è anche vero che ho anche l'occasione di incontrare altri YouTubers, quindi 50-50, e poi devo vedere un po' il mio portafoglio cosa dice. Ecco il fatto, e poi sappiamo che ad agosto gli hotel a Rimini costano parecchio, e quindi questo. Non conosco la zona e vabbè, tutte queste motivazioni. Secondo evento, Nico Chaos e Stronzombie King mi hanno avvertito dell'LCS. Per maggiori informazioni visitate il canale di Gerrus, che si terrà il 19 luglio questo torneo, e non so se ci sarò, in quanto la distanza che vi è fra me e la zona Altamura è parecchia, saranno tipo 4-5 ore, e quindi non so se mi conviene tanto, perché tipo non è che faccio un viaggio di 4-5 ore all'andata per giocare 2-3 ore e poi tornarmene subito e ritirarmi dal torneo, assolutamente no. Quindi sarebbe uno spreco di soldi e di tempo in un certo senso. Poi, event, ma non è proprio un event, è una notizia rivolta a chi è della zona, più o meno delle zone mie, precisamente Basilicata o nei dintorni di Potenza. Allora, sto organizzando insieme ad altri ragazzi, dato che la fumetteria non svolge più attività di Yu-Gi-Oh!, diciamo così. Stiamo cercando di fare dei tornei per i fatti nostri. Metteremo anche noi i premi in palio con i soldi dell'iscrizione. E questo, se siete interessati, contattatemi preferibilmente sulla pagina Facebook, oppure commentate qui sotto e contattatemi poi con un messaggio privato. Se siete interessati e siete quindi della zona Potentina, contattatemi assolutamente, ok? Quindi questo era un punto. Poi l'ultimo punto, volevo fare semplicemente un riepilogo un resoconto del canale in questi ultimi mesi. Allora, notizia strabiliante, con tutto mosso non va, ok, ora va. Notizia strabiliante, abbiamo raggiunto, anzi superato i 1500 iscritti, vi ringrazio di cuore. Per tale motivo vedrò cosa fare, se un torneo, però sì, vorrei dirvi che anche God's Barney ne sta organizzando uno. Non voglio farlo in parallelo assolutamente, ma vorrei che venga svolto prima il suo, o prima il mio, secondo di quello che accade, va bene, ma lui ha la priorità perché l'ha già annunciato prima. Volevo organizzare un torneo fra YouTubers in tag, io farò da non judge, da cronaca, ecco, da commentatore, la precisione. E se siete interessati, passate sul suo canale. Per quanto riguarda il torneo invece che volevo fare, dato che il primo ha avuto abbastanza successo, anche se pochi partecipanti, più o meno si è capito come si svolgono questi tornei, quindi ora che è estate possiamo anche dare una data precisa per gli incontri, c'è più tempo libero, quindi più siamo e meglio è, ma affronteremo la cosa in un altro video. Per quanto riguarda appunto gli ultimi video caricati, allora il confronto fra i simulatori per giocare a Yu-Gi-Oh!, il video ovviamente, è andato abbastanza bene. Allora, 354 visualizzazioni, 20 like, 9 commenti e 0 dislike, quindi wow. Poi l'annuncio pubblicitario per il torneo che si teneva al Games Academy di Legnano ha raggiunto 311 visualizzazioni, non so come, quando alla fine del 2 maggio ne contava 117, non so perché siete andati a vedere quel video nel caso, ma vabbè. Poi
video del primo e ultimo torneo che ho fatto fra gli YouTubers. No, ultimo, scherzavo, ne faremo altri, non fraintendete. Il torneo fra gli YouTubers, dicevo, non penso siano arrivate di molto le visualizzazioni, 500 gli ultimi circa e pochi i primi, sì, non sono variate. La cosa che mi ha stupito del canale è stata la decklist che ho pubblicato del Darkhold, che ha avuto un successo straordinario. Cioè, quasi 7.000 visualizzazioni, per l'esattezza 6.744, 6 dislike, senza commento, quindi senza critica costruttiva, ok, e 40 like. Per il mio canale, per altri possono sembrare ipocrite, solo 40 like, per me sono molti, ma molti, molti, molti. Io ho 1.500 iscritti, ma pochi mi seguono. Quindi veramente grazie mille. Mi auguro di arrivare a 7.000 visualizzazioni con questo video. Quindi per questo video mi sembra che abbia detto tutto. Mi fa piacere essere tornato e mi auguro sia la stessa cosa per voi. Mi auguro che non vi siate disiscritti dal canale, ma ok. Comunque sia, ci rivedremo in un prossimo video, quindi lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage di Facebook soprattutto, perché lì metto le notizie più importanti, tra virgolette, e arrivederci al prossimo video.